Laura Bottomei, un grande sorriso, una donna di Frascati che si è messa in testa di fare la stilista in questo mondo del food e ci sta riuscendo molto bene. 20 anni fa che cosa è successo? 20 anni fa io ero nei negozi di famiglia, lavoravo ovviamente nel mondo della moda e ho incontrato Fabrizio Silvestri, imprenditore che lavorava, era un commerciale per un'azienda di food. Ci siamo incontrati e abbiamo fatto una scommessa. Entrambi abbiamo raccolto delle informazioni e ci siamo resi conto che mancava qualcosa nel mondo della ristorazione, dell'abbigliamento. E quindi abbiamo deciso di proporre e di creare un'azienda che facesse qualcosa di diverso. Abbiamo iniziato io con la mia esperienza ovviamente nello stile, in tutto quello che è l'abbigliamento, e lui per quanto riguarda le sue conoscenze anche delle sue informazioni che prendeva, e abbiamo iniziato quindi a creare questa azienda che si occupava di tutti i servizi per il food. E nel tempo poi abbiamo lavorato ovviamente anche come terzisti, e poi nel tempo abbiamo deciso in piena autonomia di fare una linea nostra, un brand tutto nostro che rappresentasse al meglio quello che è oggi la ristorazione dell'abbigliamento professionale. In questo mondo un vestito, una giacca per uno chef, cosa c'è da fare? Allora, diciamo una cosa, io parto sicuramente da un presupposto importante: lo chef fa il suo lavoro, chi fa l'abbigliamento è un altro lavoro, quindi va educato per quello che indossa, lui non conosce cosa indossa, quindi per me c'è moltissimo da fare, un tanto fargli capire cosa indossa e cosa può avere di più. Io lotto molto per questa cosa e cerco di fare molta ricerca e di allineare quello che oggi che è la cucina dello chef con quello che indossa e rappresenta, perché fondamentalmente oggi uno chef fa molta ricerca nella materia prima, nella presentazione del piatto, cura tutti i particolari all'ennesima potenza, e quello che gli manca è l'evoluzione in quello che indossa. Quindi quello che io sto cercando di fare oggi come stilista che viene dal mondo della moda e con un'esperienza dell'abbigliamento professionale da 15 anni, cerco di portare la tradizione che è lo chef, perché parte da una tradizione, da un qualcosa di semplice, per arrivare a un'innovazione, quindi dare innovazione nella materia prima, quindi nel tessuto, nella ricerca dei dettagli, ma nella bellezza e la pulizia del Made in Italy, perché tutti i brand di moda più importanti in realtà sono puliti, sono essenziali e sono fatti di pulizia. Quello che è importante sono le linee, i tagli, la struttura del capo, ma soprattutto la modelleria, tutto il lavoro tecnico che viene fatto. Quando si parla di abbigliamento professionale non si deve più vestire qualcuno, ma si deve dare a qualcuno quel valore, e quel valore va dato con il giusto lavoro dietro da parte nostra. Dobbiamo fare dei prodotti di qualità. Ovviamente io mi dedico sia al mondo della cucina, quindi allo chef, a tutto quello che gira la brigata, tutto quello che gira intorno al mondo della cucina, ma ovviamente è molto importante anche tutto il resto, perché quando si parla di ristorazione si parla della sala, si parla ovviamente di quello che è l'accoglienza, e quindi il circuito da lavoro come collezione è completa dalla A alla Z, cioè cerca di dare un prodotto di qualità in cucina, ma porta anche innovazione e qualità in sala, anche perché ricordiamoci sempre che il cliente che si siede a tavola è quello che vede tutto l'insieme, e quindi è fondamentale portare al tavola il piatto giusto nel modo più corretto. Voi avete fatto ultimamente tutto food a Milano, adesso siete qui a Monte Carlo, quindi vuol dire che l'azienda ha voglia di espandersi, ha voglia di crescere, quindi prossimo appuntamento? Allora, il prossimo appuntamento sicuramente sarà al SIGEP a gennaio. Quello che voglio dire è che noi non ci vogliamo solo far conoscere, ma vogliamo sicuramente far vedere quello che facciamo, che è molto importante. E quindi vi invito su ogni cosa che facciamo a venire a provare i nostri prodotti, perché sono molto interessanti. Ma se io fossi un grande chef che ha sentito parlare di Laura, dei suoi capi, della sua estrosità, ma dove la trovo?
Beh, può tranquillamente contattarci sul nostro sito che è www.circuitodalavoro.it, inviare un'email a info@circuitodalavoro.it o seguirci sui social, che siamo molto attivi e giovani, su Facebook Circuito da Lavoro e su Instagram Circuito da Lavoro 1998. Ciao a tutti!